si fanno sentire i tifosi, c'è un clima partita, atmosfera che si sta riscaldando, ancora un attimo di pazienza e si parte. Vi parla Pierluigi Pardo, con me al mio fianco come sempre Lele Adani. Scende in campo lo spettacolo della Serie A Team. Sarà una gara spettacolare, almeno penso questo, Lele. Il calcio su questi canali è sempre sinonimo di divertimento e spettacolo, e ti dico che sono certo che anche oggi ci divertiremo. Occasione! Possono far male da lì. E trovano subito il gol che sblocca la partita. Partenza a razzo per loro. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'azione del gol. Non ha sprecato da pochi passi. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Giocata di qualità per intercettare il pallone. Interrompe l'azione e recupera palla. Palla che esce, sarà fallo laterale. Occhio al traversone. Intervento fondamentale in area di rigore. Il signor italiano Alessandro è desiderato. Lazovic. Breccalo. La gioca profonda verso l'attaccante. Occhio perché il gol viene annullato. Si è alzata la bandierina. C'è tutta la delusione sul suo volto. Stava già festeggiando. In questo caso però direi che l'arbitro e l'assistente hanno preso la decisione giusta, Pier. Chiamozzi. Capezzi. Azione pericolosa. Verdi a metri a disposizione, non interrompe l'azione l'arbitro per il vantaggio. Occhio al cross, cross innocuo, facile per il portiere. Apre profondo per il compagno, può avvicinarsi alla porta. Mette in area di rigore e c'è il gol, portiere battuto ancora, due reti di vantaggio adesso. La regia ci mostra il replay del gol da un'altra inquadratura. Ha sfruttato direi molto bene l'assist all'indietro del compagno, l'ha messa dentro da pochi passi, era praticamente impossibile non inquadrare la porta da lì. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Verdi. Supera il difensore. Grande intervento, quasi come un gol. C'è la possibilità del contropiede. Capezzi, Chiamozzi, prova a creare gli spazi, Obi, gran palla, occasione, ottima lettura in un'azione delicata. Una parata che vale come un gol, quella sfoderata dal portiere sulla conclusione di prima, clamorosa, davvero è un intervento come non se ne vedono spesso. Avanza col pallone tra i piedi. Tiro murato. Posizione buona per il cross.
appoggia su Brecalo, ci mette il corpo e respinge anche questa, e il pallone finisce in rete. Si è coordinato e ha calciato in porta di prima, un gol bellissimo. Conclusione al volo che merita di essere vista e rivista, perché ha avuto la palla buona e non ci ha pensato due volte. Il punteggio adesso è di 2-1. 60 secondi da recuperare. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi, 2-1 al termine del primo tempo. Comincia la seconda frazione di gara. Chiamozzi. Obi. Sbaglia la misura del passaggio, pallone che termina in out. Brecalo. IATB è pronta ancora per il campionato italiano con la Serie A. Si giocherà tra Hellas Verona e Inter. Vi piace il calcio? Volete vedere giocate spettacolari, tanti gol? Sapete cosa fare. Sampirisi. Obi. L'arbitro ha visto il fallo, ma concede il vantaggio. Possesso perso. Si butta in avanti. Chiama in causa Brecalo. Conclusione potente che è finita però sul fondo. Se si vuole far gol da lì, prima cosa inquadrare la porta. Capezzi. Obi. Sampirisi. Vediamo cosa inventa ora. Può andare in porta qui. C'è il palo, non è finita. C'è spazio per il traversone. E c'è il tiro. Parata eccezionale questa. Pallone in mezzo. Nulla di fatto qui. Un altro match che nessuno vuole perdersi, è in arrivo qui su EATV. Entrambe praticano un calcio spiccatamente offensivo, la ricerca costante del gol. Mi piace, eh? Sono sicuro che anche i nostri amici a casa non resteranno delusi. Possibilità per il cross. Attenzione perché è pericoloso. Può ricevere una posizione interessante. Palla pericolosa, bravissimo qui. C'è la possibilità del contropiede. Subito smentiti, sfuma l'azione. Capezzi. Obi. Può crossarla nel mezzo. Non può fallire, attenzione. Il pallone è uscito, si ripartirà con una rimessa dal fondo. Arriva il momento del cambio. Con il numero 61, Adrien Altamezze. Dentro, con il numero 4, Miguel Veloso. Azione che si fa interessante. Attenzione, vediamo se c'è il provvedimento per il giocatore del Verona. La gioca corta. Chiamozzi. 5 minuti al fischio finale con un gol che divide le due squadre.
non riesce a spazzarla via. Azione che sfuma, qui poteva essere pericolosa. Aumenta la spinta dei tifosi per trascinare la squadra al pareggio. Giocare di fronte a un pubblico del genere dà una carica incredibile. Un minuto, questa è l'entità del recupero. Ultimo disperato assalto nel tentativo di pareggiare. Senza problemi qui per la difesa. Arriva il fischio finale che sancisce la sconfitta dei padroni di casa. Lasciano per strada 3 punti, ma preoccupare di più, sai cos'è oggi, Pier? È la prestazione. Siamo in compagnia del mister per le prime impressioni a caldo sul match appena concluso. Abbiamo finito. Grazie di nuovo.
C'è grande attesa per la sua prova e non potrebbe essere altrimenti, se ne è parlato molto alla vigilia. 3 reti nelle ultime 3 uscite. Potete seguire tutte le emozioni del match in diretta qui su EA TV. Manca davvero poco ormai al fischio d'inizio, speriamo che le due squadre si rivelino all'altezza. Ben trovati da parte di Piero Gepardo e Lelia Dagni, al quale è affidato il commento tecnico. Scende in campo lo spettacolo della Serie A Team. Sfida che è garanzia di gol e spettacolo. Sono davvero curioso di vedere che partita verrà fuori oggi, sai Pier? Personalmente sento che ci divertiremo e tendo a fidarmi delle mie sensazioni. Conclusione che non crea problemi al portiere. Obi. Va via la grande. Buono il contrasto. Durdevic. Pereiro. Azione che prosegue, si affacciano nella tre quarti avversaria. Evidenti le difficoltà per la formazione ospite, hanno il peggior record difensivo dell'intero campionato. Difesa ospite sotto accusa per i troppi gol subiti, più di chiunque altro fin qui. La colpa ovviamente non è di un solo reparto, è tutta la squadra che deve girare. Palla buona, non può sprecarla. Vola il portiere e ci arriva. Crossa nel mezzo. Intervento non perfetto, vediamo se ne approfittano. Pericolo sventato. Novità subito, San Siro, andiamo in diretta. Prima rete della partita per il Milan. Risultato che torna dunque in parità. 1-1 quando siamo al 18esimo. Perfetto, grazie. Capezzi. Tackle bellissimo, preciso, efficace. Si ricorda ai tifosi che il calendario completo. Cleverley. Attenzione, potrebbe anche arrivare un cartellino. Keita. Vediamo cosa fa ora. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Palla che finisce comoda tra le braccia del portiere. Da sottolineare, questo è un errore da matita rossa, da lì doveva metterla dentro. Obi. Capezzi. Pallone spazzato via. Sbaglia la misura, perdono palla in una zona pericolosa. Palla respinta, ancora in gioco, pericolo. Un tiro davvero inguardabile. Keita. Pereiro. Prova con il lob a mettere in moto il compagno. Ottimo recupero della tre quarti avversaria. È in zona cross. Supera il proprio marcatore. La mette in area verso il compagno. Può calciare in porta. Riflesso magnifico del portiere. Pubblico di casa che riprende a cantare dopo aver trattenuto il fiato pochi istanti fa. Vedremo se riusciranno a trasformare questa spinta in energia da mettere in campo. C'è spazio davanti a sé. Gol! E la sbloccano. È arrivato il primo gol del match. Rete che cambia l'inerzia della partita. E ora? E cercheranno di fare un altro o fanno difese contropiede? Eccolo, il replay del gol. E c'è da sottolineare la palla filtrante con cui ha liberato il compagno il tiro. Un gol facile facile, ma bisognava essere al posto giusto al momento giusto. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Kevin Strootman. C'è 1 minuto ancora da giocare. Cleverley.
Vediamo cosa inventa ora. Gran palla, pericolo. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi per il momento. 1-0 dopo i primi 40. Tutto pronto, comincia la seconda frazione. Era fallo, ma c'era l'arma del vantaggio. Obi. Piamozzi. Preferiscono non accelerare in attesa del momento giusto. Portiere che con lo sguardo ha accompagnato il pallone fuori. Aveva intuito subito la direzione del tiro, sapeva che sarebbe terminato fuori. Scopriamo insieme la prossima gara che potrete seguire come sempre in diretta su EA TV. Ho seguito diverse loro partite, sono rimasto colpito dal modo di intendere il calcio dei due tecnici. Entrambi puntano molto alla sostanza. Possesso sprecato. Perde il controllo della sfera. Guadagnano metri. Kevin Strootman prova ad andare, intercetta il tiro. Obi. Piamozzi. Novità subito, San Siro, andiamo in diretta. Seconda rete della partita per l'Udinese. Punteggio che ora è sul 2-1 quando siamo al 65esimo. Perfetto, grazie per il tuo contributo. EA TV, la casa del grande calcio che continua con un match davvero imperdibile. Pier, non vedo davvero l'ora, sono due squadre che giocano un calcio veloce, votato all'attacco, sono sicuro che ci divertiremo. Efficace il giro palla del Cagliari. Si immola il difensore. Ha calciato al volo, non è entrata davvero di poco. Ha impattato la palla alla perfezione e ci è mancato poco che non trovasse lo specchio. Cambio dunque, è un modo per dare un messaggio anche psicologico ai giocatori a caccia del pareggio. Capezzi. Obi. Avanza palla al piede. Può metterla in mezzo. Tenta la conclusione. Grande parata, grande riflesso. Super qui il portiere. Hanno la possibilità di raddoppiare il vantaggio se sfrutteranno questo corner. Spazzano via il pallone. Posizione ideale. Palla respinta. Ottimo il tackle in area di rigore. Possibilità di contropiede, attenzione. Si libera dell'avversario. Cross intercettato. Cartellino in vista, poteva andare in porta qui. Giallo per l'autore di questo intervento. L'arbitro non ha avuto dubbi, Pier. L'interpretazione, a mio modo di vedere, è corretta. La allontana, ma non è finita. Risolve il problema. Stiamo entrando negli ultimi 5 minuti con un gol che divide le due squadre. Vediamo cosa decide l'arbitro. Allenatore che può essere soddisfatto del risultato, ma vuole evidentemente cambiare qualcosa per dare più energia alla squadra. Rog. Kevin Strootman. Partita agli sgoccioli, può essere una delle ultime occasioni. Ha sbagliato completamente il passaggio.
ci saranno da recuperare 2 minuti. Occhio, un pallone importante per chiudere la partita, attenzione! Che la respinta, pallone ancora buono. Contrasto decisivo questo. Arriva il triplice fischio, si impone la squadra di casa. Esultano per questi 3 punti arrivati al termine di una vera e propria battaglia. Vincere questa partita aumenta l'autostima del gruppo e in altre situazioni arrivo a dirti che probabilmente non l'avrebbero portata a casa. La ringrazio per aver accettato di venire ai nostri microfoni. All'ultima domanda. Grazie ancora. Clima che si presta perfettamente a un bel match di calcio, cielo sereno, temperatura gradevole, grande pubblico. Con me, come sempre, c'è Lelia Dani che curerà il commento tecnico. Torna lo spettacolo della Serie A con tutte le emozioni e i grandi protagonisti. Pubblico già caldo sugli spalti, c'è grande voglia di assistere a un bel match, ora tocca alle due squadre non deludere le attese. Questo, ragazzi, è un match che stuzzica la fantasia dei tifosi e di tutti gli appassionati, ma noi compresi, eh? Le premesse per non annoiarci ci sono tutte. Ora tocca alle due squadre in campo mantenerle. Grande scelta di tempo, ha fermato l'azione potenziale. Arrivano notizie dagli altri campi, c'è stato un calcio di rigore, andiamo a sentire i dettagli. Gli ospiti hanno conquistato un calcio di rigore, non sono riusciti ad approfittarne. Ha optato solo per la potenza. Il portiere ci ha messo i pugni e ha respinto. Non si sblocca il punteggio, sempre 0-0 dopo appena 7 minuti. D'accordo, grazie. Palla sul fondo, sarà calcio d'angolo. Deviazione di testa che è terminata al lato di poco. Difficile dire se potesse fare meglio. Certo che è andato tanto così dal gol. Situazione cambiata nel match dell'Inter, c'è stato un gol. Prima rete del match per l'Inter.
Si sblocca dunque il match 1-0 dopo appena 12 minuti. Grazie dunque per il tuo aggiornamento. Che grande intervento. Ottima qui la giocata. Volé la volée. Incredibile questa parata. Occhio al corner. L'ultimo tocco è il suo, dunque calcio d'angolo. Corner battuto in mezzo. Difensore in difficoltà qui, attenzione. Potevano far male da lì. Si fanno portare via la palla, occhio. Possono passare in vantaggio. Eccolo qui! 1-0, si sblocca il match. Vedremo come cambierà ora la partita. Gli avversari dovranno scoprirsi un po' di più se vogliono recuperare. Gol scaturito da un ottimo pressing che gli ha permesso di recuperare palla e far ripartire immediatamente l'azione. Replay meritato. C'è stato un gol che riguarda il Napoli, sentiamo com'è cambiata la situazione. Prima rete della partita per il Napoli. Si sblocca dunque il match 1-0 dopo 21 minuti. Perfetto, grazie. Entrata ruvida ma corretta. È in buona posizione. Chiude bene il triangolo. Sturaro! Tiro che non crea problemi all'estremo difensore. Capezzi. Chiamozzi. Avanza verso la porta. Hanno il pallone che può valere la parità. Attenzione, l'ha messa fuori. Ma cosa ha sbagliato? Poteva essere il pallone del pareggio. Ha letteralmente graziato il portiere qui. È in buona posizione. Riconquista la palla bene, interrompendo una potenziale occasione da rete. Grande tempestività di questo intervento. Il dato sul possesso palla finora premia gli ospiti, ma stanno giocando sotto ritmo ed è per questo che... Attenzione, che occasione, Pier! Ha evitato un gol con questo tackle, pericolo scappato. Occhio all'intervento del direttore di gara. C'è stato un gol che riguarda il match del Sassuolo. Andiamo subito a collegarci. Prima rete del match per il Sassuolo. Risultato che torna dunque in parità. 1-1, sono 39 i minuti sul cronometro. Grazie, puntuale come sempre. Prova a farla filtrare. Il gol che dà la situazione di parità. La messa dentro da pochi metri. Il portiere non poteva intervenire qui. Hanno concesso troppo spazio, sono stati puniti. Siamo di nuovo in parità, grazie al gol del 1-1. L'arbitro ha concesso un solo minuto di recupero. Passaggio intercettato. E si chiude così il primo tempo. 1-1. È tutto pronto, comincia il secondo tempo. Cambia il risultato intanto, andiamo in diretta sul match del Milan. Prima rete della partita per il Milan. Risultato che torna dunque in parità. 1-1 dopo che sul cronometro sono trascorsi 48 minuti. Grazie dunque per l'aggiornamento.
IATV, la casa del grande calcio, che continua con un match davvero imperdibile. Dice di no con questo intervento. Occhio al pallone in mezzo. Finisce qui l'azione d'attacco. Attenzione perché è pericoloso. Opportunità per il cross. Tanti giocatori dietro la linea del pallone, chiara l'intenzione di difendersi e semmai di ripartire. Fanno girare palla alla ricerca del varco giusto. Fiamozzi! C'è la respinta del portiere, si gioca. Palla in rete sulla ribattuta del portiere. Non ha sbagliato. Rivediamo il gol. Poteva fare sicuramente meglio, e qui il portiere. Non sembrava nemmeno una conclusione irresistibile, Pierre. La palla poi rimane lì e lui approfitta e la mette dentro. Il punteggio adesso è di 2-1. Con il numero 23, Riccardo Fiamozzi. Tacco robusto, palla persa. Scopriamo insieme la prossima gara, che potrete seguire come sempre in diretta su EATV. Mi aspetto un match giocato viso aperto da entrambe. Hanno diversi giocatori di qualità. E c'è il gol, 1-2 micidiale per loro. Il gol ci viene mostrato da un'altra inquadratura. E guarda l'esecuzione, è perfetta, Pier. Abbiamo coordinazione, potenza. È un gran gol. Quarto gol della gara, che fissa sul 3-1 il punteggio. Goodmanson. Ha diverse soluzioni, occhio. Può metterla in mezzo. Aggiornamento sul match del Napoli, perché ha cambiato qualcosa, sentiamo. È arrivata la seconda rete per il Napoli. A segno il ciachi Irving Lozano. Deve ringraziare il portiere. A metri per andare. Non è finita. Palla che scheggia il palo esterno e finisce a fondo campo. Proveranno con questo nuovo assetto a rimettersi in corsa in questa gara. È stata ritrovata una borsa nei bagni delle donne. Chiunque l'abbia persa può ritirarla presso il posto di polizia. Pallone che è uscito, ci sarà rimessa dal fondo. Squadra ospite che si è fatta preferire nel possesso palla, lo confermano anche i numeri. Stanno facendo letteralmente girare la testa agli avversari. La palla non resta mai troppo a lungo tra i piedi di un giocatore, c'è sempre un compagno libero a cui scaricarlo. Si salva in tuffo il portiere, conclusione tutt'altro che irresistibile. Difficile che potesse prendere gol qui, onestamente. Torrono ad affacciarsi dalle parti dell'area avversaria dopo diversi minuti. Corner da sfruttare per dimezzare lo svantaggio. Azione sfumata, senza problemi. Ecco Sturaro. C'è la ribattuta. Vediamo come sfruttano il contropiede. Cambia il risultato intanto. Andiamo in diretta sul match del Milan. È arrivato il terzo gol per il Milan. 3-2 il risultato allo scoccare del minuto 78. Grazie. Sampirisi. Può crossare da lì. Pericolo, ecco il tiro. Perdono palla. Sturaro. Può ricevere una posizione interessante. Conclusione che non ha trovato lo specchio, qui ha angolato troppo. Nessun problema per il portiere.
che si è limitato ad accompagnare la palla fuori con lo sguardo. Ancora due minuti da giocare. Finisce il match, giornata da dimenticare per la formazione di casa, sconfitta di fronte al proprio pubblico. Una prestazione sciagurata, dispiace dirlo ma è così. Non hanno mai dato davvero l'impressione di poter tirar fuori qualcosa di buono a questo match. Ringraziamo il mister per aver accettato di rispondere ad alcune domande. È tutto. Grazie ancora per la sua gentilezza.